Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Pasport, poi diremo più avanti a che puntata siamo arrivati, quante ne mancano alla fine, ma quest'oggi abbiamo con noi un difensore, la roccia del Tolfa, Marco Lucisano. Buonasera a tutti. Come vanno le cose? Tutto bene? Sì. Periodo un po' di calma, anche se il campionato è stato bello, ma l'ultimo il campionato è finito nelle mani della Solanese che è andata in eccellenza, ma il Tolfa ha fatto un grande percorso. Sì, è stato un percorso molto importante, un percorso bello. Ovviamente la ciliegina sulla torta, come diciamo già l'altra volta, è mancata, però si sa che è difficile, no? E faccio i complimenti ovviamente alla Torinese, perché conosco diciamo il mister, è come se l'avessi vinto anch'io il campionato insieme a lui. E lo conosco molto bene, abbiamo un bellissimo rapporto. E gli faccio i complimenti alla società, allo staff, al mister appunto e ai giocatori. Perché io ricordo a settembre, ad agosto, quando si parlava di questo Tolfa, pochi avrebbero puntato su questa squadra, pochi avrebbero pensato che il Tolfa poteva puntare ai vertici della classifica. Forse voi però un pochino ci speravate. Oh, eccoci qua. Grazie. Buonasera. Grazie signorina. Gentilissimo. Guardate che era un momento rapidissimo per farsi vedere la telecamera cosa è successo. Forse servirebbe un terzino come questo al Tolfa. Sì, no, diciamo no, che fortuna. Non andiamo gli altri, scherziamo più. No, ovviamente. No, è stato inizialmente siamo partiti ovviamente a fari spenti, no? Perché c'è stato un po' il cambio di tutto, perché il mister è andato via, il mister Fracassa che saluto, dove c'era abbiamo creato un percorso. Ma so che poi rimane di demo dove andrà, ragazzi, ci sono voci su dove andrà il prossimo anno. vedremo ancora è presto. Quest'anno è subentrato Macaluso con il suo staff. Inizialmente eravamo un po' tutti titubanti, e poi abbiamo iniziato questo percorso. Il mister con tutto lo staff si sono messi a creare una rosa giovane insieme alla società. Ed è arrivato un qualcosa di inaspettato. Ovviamente speriamo di riuscire ad arrivare secondi, perché ancora non è detto. Domenica riposiamo, sì. E poi avremo l'ultima. Andiamo in onda lunedì, che sono registrato che venerdì, quindi già sapete i risultati. Guarda, sì, l'ultima sapremo. Giornata è l'ultima. Affrontate in casa il Parioli. Che qualcuno spera che vincete contro il Parioli, qualcuno che oggi non c'è, ma assolutamente di là, perché sì. Dicevano le punti per la salvezza. Assolutamente, noi pensiamo al nostro percorso. Il nostro percorso, come diciamo, ci siamo sempre detti con il ministro, la società, noi giocatori. Adesso è arrivare lì, arrivare secondi, perché il sacrificio, l'allenamento sembra una banalità, ma ti porta via tempo, energie e quindi arrivare secondi adesso è il nostro obiettivo, anche se siamo agli sgoccioli del campionato. Ma com'è Roberto Macaluso come allenatore? Conosciamo ovviamente come giocatore, sappiamo con elemento, con dei piedi finissimi per queste categorie, ma anche a altre categorie, però conosciamo anche come ragazzo che non è molto espansivo, perlomeno così ci sembra. È diverso come allenatore? Allora, il mister Macaluso ovviamente è il primo anno, ha iniziato l'anno scorso a Santa Marinella, quest'anno ha iniziato da agosto su a Tolfa. È un mister secondo me promettente, insieme a tutto lo staff, sono molto amalgamati. Ci hanno diciamo cambiato un po' il modo di giocare, perché la fase difensiva soprattutto gli piace che sta molto alta, con i due difensori ad esempio gli piace uscire molto sugli attaccanti in pressing per provare a rubare palla e trovarsi subito in fase offensiva. Secondo me può crescere molto bene, perché ha le qualità proprio da mister, si vede che ha fatto il giocatore. Poi gli piace lavorare con i giovani. Mi piace una squadra che porti palla, che vada avanti, che cerchi di stare vicino alle punte, come abbiamo visto con Moretti, che ha fatto tantissimi gol, quello che ha fatto anche Giovani, questo ragazzo molto promettente, che Magulà. Alla Dispoli. Magulà. Sì, i giovani quest'anno hanno fatto anche loro la differenza, perché noi in una squadra molto giovane. I grandi eravamo pochissimi. Ma ti ripeto, il mister secondo me ha delle qualità enormi, del potenziale enorme per poter continuare questo percorso da allenatore, e secondo me
lo farà senz'altro. Certamente andate prima in classifica, avete mantenuto la vetta per diverse settimane, avete fatto, insomma, rato 9 vittorie consecutive. 9. Avete mantenuto questo passo fino all'inizio giugno di turno, poi Rado la Solanese, noi sappiamo, una squadra con grandi investimenti, quindi è stato questo duello, come è stato combattere con loro fino all'ultimo contro una formazione che ci puntava direttamente ad andare in eccellenza? Allora, noi abbiamo giocato, abbiamo perso tutti e due gli scontri diretti. Però hai segnato tu contro la Solanese. Sì, sì, è l'1-0 per noi. Il gol che hai fatto, il campionato. Il gol, il primo e l'ultimo, sì. Abbiamo avuto questi due scontri dove siamo usciti battuti, ma sotto l'aspetto del gioco abbiamo dimostrato di non essere sotto a nessuno, soprattutto alla Solanese che ha un grande organico, una grande rosa. Noi, come tutto l'anno, abbiamo sempre imposto il nostro gioco senza aver paura, timore di nessuno, e questa è una grande qualità che ci ha trasmesso appunto l'allenatore e lo staff. Mi dispiace che la differenza adesso con la prima, con la Solanese, appunto è netta, perché sono 6 punti, se dovessero vincere la prossima partita vanno a più 9, e questo divario mi sembra eccessivo, però ovviamente poi è il campo che parla e siamo messi così, secondi. Paradossalmente, ovviamente il campionato è stato bellissimo, abbiamo detto qua con Marco, però paradossalmente c'è qualche rammarico per qualche partita. Io penso soprattutto alla gara in casa con Santa Daniela, l'ho visto personalmente, c'è stato quel momento un po' d'impasse. In 2 minuti hanno fatto 2 gol, avete provato a rimontarla, avete rischiato 3 legni, avete preso contro Santa Daniela, se non ricordo male. Sì, vabbè, però quella poteva essere una partita, diciamo, importante. Tolfa Santa Maria è una partita molto sentita, diciamo che non era una partita al di là della classifica, è una partita a sé, come se fosse una battaglia la domenica, non si pensa tanto ai 3 punti, ma all'andata, sì, quindi avete spuntata su un clamoroso gol sul calcio d'angolo. I punti li abbiamo persi a Parioli 1-0 per loro su un calcio di rigore, e non siamo riusciti. Michele Vittorini, ricordo sì, bene. Su rigore, sì. E poi abbiamo perso dei punti a Tarquinia, che secondo me abbiamo fatto una delle nostre peggiori partite. Poi abbiamo fatto tanti pareggi, sconfitte fortunatamente poche, appunto queste due che ho citato adesso, più contro la prima della classe, contro la Solanese, abbiamo perso noi quest'anno, abbiamo fatto 4 sconfitte e 8 pareggi. C'è stato il periodo che ci è mancato qualche giocatore a noi molto importante, e lì abbiamo perso qualche punto di troppo e non siamo riusciti a stare agganciati alla vetta. Eh sì, poi peccato magari anche il fatto che questo campionato vede il passaggio solamente da prima, perché devono ridursi le squadre per andare su, e quindi non c'è più la seconda che passa, va solamente la squadra che vince la Coppa Italia. Cioè, ricordo un anno, sono passate addirittura 3-4 squadre, l'anno che ci fu vivo acqua pendente con dentro da l'anno che abbiamo vinto il campionato, perché lì abbiamo vinto il campionato, sì, vabbè, quell'anno ero a Tarquinia sempre col mister Del Canuto, quell'anno abbiamo vinto il campionato, è stata una stagione fantastica, e quell'anno c'erano i playoff, c'erano tante squadre, era un girone impressionante, c'era noi, c'era la compagnia CPC, Montecimini, Acqua Pendente, c'era il CSL che era una bella Cerveteri. Squadra, Cerveteri di Zeoli, c'era tante squadre forti, e c'era tanta qualità, e quell'anno però c'erano i playoff e siamo saliti in tante squadre. Visto che stai facendo un percorso riguardo al passato, insomma, hai giocato anche con la maglia di Civecchia, ci ricordi qualche partita importante anche della Serie D dell'eccellenza? Vabbè, penso che negli ultimi anni la partita più importante che abbia giocato il Civecchia è stato ovviamente con adesso la Salernitana, che era il Salerno. Quella è stata, 1-0 con Dinugge. Sì, è stata una delle partite più importanti che il Civecchia negli ultimi tempi abbia giocato. Con Civecchia ho tanti ricordi, sono venuto qui a giocare nel 2010 in eccellenza, e quell'anno è stato un anno che porterò sempre nel cuore, perché mi ha fatto giocare con Civitavecchia, una squadra ambita ovviamente, e poi perché mi ha fatto venire qui, mi ha fatto mettere le radici qui a Civitavecchia, e da lì ho iniziato il mio percorso poi in tutte le squadre locali. E quell'anno in eccellenza arrivammo secondi a un punto dal Palestrina, e abbiamo fatto i playoff. Sì, ci fu lo scontro diretto, però sì, Palestrina. Abbiamo vinto fuori casa e poi abbiamo perso in casa
un modo molto brusco, brutto. Però ricordo con tanto affetto i giocatori, quell'anno Boccolini, Mencio, Giacomini, Trombetta, Burelli, La Cava, Iezzi, Di Giacomo, Ruggero e tanti altri giocatori. Sì, è un ricordo che mi porterò sempre nel cuore e ovviamente con tanti ragazzi sono rimasto molto legato e ci sono ancora oggi amico. Eh sì, quello è proprio situazioni tipiche, insomma, di quello che poi è accaduto. È stato fatto un grande percorso, poi si è andati avanti, adesso però solamente eccellenza, speriamo che si possa tornare su. E quindi poi hai giocato anche con Tarquinia, hai giocato anche con Conciglione. Io ho fatto sì, Tolfa più volte. Santa Marinella, Santa Severa, allenata da Zeuli. Grande. Quindi com'è stato per te vedere Michele Zeuli adesso, però è nel calcio che conta, ha vinto la Coppa Italia. Speriamo possa creare questi playoff, perché è un orgoglio. È un orgoglio perché è un mister, già si vedeva allora che era una categoria diversa, si vedeva. Ti trasmetteva troppe cose che nei dilettanti non si vedono. E infatti dopo poco tempo, breve tempo, è arrivato dove merita. E quindi insomma un percorso davvero importante. Pensate per il futuro, già ci pensate? Quello che si può fare l'anno prossimo? Allora, il prossimo se anno questo golf sarà riconfermato in blocco. Ma io so che c'è un briefing da parte della società insieme all'allenatore e nei prossimi giorni ovviamente si aspetta la fine del campionato. Adesso ci sarà la nuova normativa, no? Senza under, in promozione, in eccellenza, quindi bisognerà un attimo capire quello che accadrà. Ovviamente presumo, credo che il Tolfa, come da sempre, voglia fare bene. E siamo quindi un attimo in stand by, siamo in attesa del proseguo. Sì, sì, noi vogliamo squadre del territorio nell'eccellenza, perché ce ne sono poche, spesso vediamo che dalle parti della costa, diciamo così, del Basso Lazio sono tante squadre, invece qui la Solanese si è aggiunta, ma negli ultimi anni il girone A è stato vinto da squadre romane, l'Aurelio, la Nomulea, e quindi hanno ridotto il bacino di squadre di questo territorio. Stavo dicendo anche una domanda, però mi sono dimenticato, riguardo gli under, tu come la vedi questa cosa? Sei favorevole all'eliminazione di questa regola oppure è un'arma a doppio taglio come sempre? Ovviamente sarà un banco di prova per tutte le società, ci saranno società che faranno probabilmente, poi non si sa quello che accadrà, bisognerà attendere un attimo e vedere. L'unica cosa che può concerne, diciamo, gli addetti ai lavori non devono per forza adesso andare a trovare, che ne so, il giocatore in quel ruolo per forza con l'età, diciamo, hanno meno pensieri sul da farsi, ma credo che i giovani, ad esempio a Tolfa ce ne sono tantissimi giovani. Sarà una cosa costruttiva e provare a far crescere i giovani anche se non c'è la regola. Secondo me non cambia molto. Però devono giocare. Non cambia molto, anche perché c'era il cambio generazionale tra un po'. Nel senso, i giovani adesso stanno diventando grandi e Tolfa è la dimostrazione che con tanti giovani in campo si può fare bene. Perfetto, quindi Marco, grazie mille per partecipare. Grazie a voi. Salutiamo i nostri spettatori, ma non è un po' che la prese. No, niente, lasciamo. No, o ci chiese se vuoi. No. Niente, salutiamo così. Ciao. No. Arrivederci a tutti, grazie, una buona serata. E eccoci nel nostro studio di Bar Sport, ma sempre che abbiamo sempre location, perché a noi piace fare così, e quest'oggi abbiamo una storia vero. Un'esperienza di vita, vero, bellissima, e ce la racconta quest'oggi Sirio Gatti. Buonasera, buon pomeriggio a tutti. E conosciamo della Tirreno Atletico, vediamo dalla divisa pronta, quindi un'altra volta Tirreno qui dopo Claudio Baldi, però quest'oggi vogliamo un'esperienza vero speciale. Facciamo un tuffo nel passato di oltre 30 anni, 32 anni, rischiamo di fare la GAF, 1992, visto che ci sta avvicinando le Olimpiadi. Avremo poi modo di raccontare quello che faranno, che speriamo faranno Marco Dellungo, Emanuele Esposito, Treno Stella, però torniamo al passato parlando di quello che è successo nel 1992. Cosa è successo nel 1992 a Barcellona? Perché Sirio Gatti era presente. Sì, ho avuto la fortuna di partecipare ai Giochi Olimpici non da sportivo, non per titoli meriti sportivi, ma per meriti, diciamo, la fortuna di essermi trovato nel posto giusto al momento giusto.
aver partecipato ai campi, al campo internazionale della gioventù, che è un campo organizzato, gestito dai Giochi Olimpici, dal Comitato Olimpico Internazionale e regolamentato dalla Carta Olimpica. Come vediamo anche dal documento che ci ha portato quest'oggi, come lo faremo vedere adesso. Lo esibiamo anche alla nostra telecamera. È la lettera di congratulazioni per essere stato prescelto e partecipare al campo internazionale della gioventù. La fortuna è stata quella che quell'anno il CONI scelse tra gli studenti dell'ISEF di far rappresentare l'Italia in questo campo internazionale della gioventù. E partecipai insomma alla selezione e ho avuto la fortuna di essere selezionato e andare alle Olimpiadi per tutto il periodo olimpico. Perché era una cosa che stavi attenzionando, ma non molto, cioè hai rischiato che ti potesse scivolare di mano questa possibilità. Assolutamente, la fortuna della fortuna, l'ultimo giorno di università diciamo è stata riproposta la selezione perché erano stati prescelti in precedenza ragazzi più grandi dei 22 anni, perché il campo prevedeva il limite di 22 anni, tra i 18 e i 22 anni. Salve, eccoci qua, ho visto di raccontarci delle cose, salutiamo... perché è il mio decaffinato bello. Grazie. Oh, grazie mille. Facciamo sempre il giro anche con le ragazze del GG Bar. Ormai fanno la 4%, si alternano una con l'altra. Inizio a conoscere bene la trasmissione. Come nell'atletica, che c'è l'ultimo frazionista, magari quello non vuole farlo, un altro non vuole farlo, anche qui è la stessa cosa. Questo è il bicchiere. Grazie. Stiamo dicendo? Che essendoci la selezione anche dovuta all'età, perché il limite era previsto tra i 18 e i 22 anni, fecero di nuovo la selezione semplicemente in un test d'inglese, si risolse nello svolgere un test d'inglese e io partecipai all'ultimo giorno, ovviamente il giorno prima di questa selezione venne il bidello allora dell'istituto che ci disse: guardate, chi vuole partecipare firmi il foglio qua e domani verrà per fare la selezione d'inglese, il test d'inglese che varrà come selezione finale. E io partecipai all'ultimo momento e la cosa andò bene e quindi sono rientrato nei 20 ragazzi dell'Italia che rappresentavano l'Italia degli studenti dell'ISEF di allora. Che ricordo a Silvio Gatti di queste Olimpiadi di Barcellona 92, perché era un periodo particolare, la prima Olimpiade dopo la rottura del blocco sovietico, perché c'era il CSI se non sbaglio, sì. La Jugoslavia iniziava a frazionarsi, quindi erano Olimpiadi molto particolari. Allora, noi alloggiavamo in un collegio con, eravamo 600 ragazzi di tutto il mondo all'incirca, alloggiavamo in particolare in dei cameroni tipo stile militare, e mi ricordo nel mio c'erano i ragazzi ungheresi, giapponesi, noi italiani e un ragazzo croato che veniva dalla guerra, che era, insomma, era un periodo un po' particolare quello nella zona balcanica. E diciamo il piacere anche di condividere questo grande stanzone con tutti questi ragazzi è l'essenza poi del motivo per cui è nato questo campo internazionale gioventù, proprio per cercare di avere degli scambi culturali, sociali, in un'ottica mondiale poi alla fine. Una cosa più mi viene in mente, come ci si fa a parlare tra ungheresi, tra giapponesi, allora, l'inglese, oggi insomma, è un pochino più semplice anche con Google Translate, con tante cose, l'inglese si può farsi capire, ma nel 1992 come si faceva? No, vabbè, sempre tramite la lingua inglese, diciamo che poi però si formavano i gruppetti in maniera molto naturale, noi italiani diciamo che abbiamo molto legato con gli spagnoli, con i messicani, diciamo con i cugini latini. Però sì, poi la lingua ufficiale dell'inglese. Villaggio Olimpico è come ce lo aspettiamo, però questi stanzoni enormi in cui tutti gli atleti e le discipline si incontrano. Noi abbiamo avuto la fortuna di partecipare alla festa finale al Villaggio Olimpico, con tutti gli atleti invece medagliati e non partecipanti all'Olimpiade, e siamo stati invitati alla festa finale, anche perché noi poi facciamo parte della famiglia olimpica, avevamo il pass come tutti gli atleti, i dirigenti, i tecnici, quindi potevamo veramente vivere l'Olimpiade da dentro in tutte le parti. Potevamo andare praticamente in ogni parte? Sì, non c'avevamo limiti. Sì, questa è una storia raccolta anche vari giornalisti, perché sono dei mondiali Italia 90,
cui Caressa andò nello spogliatoio dell'Argentina dove c'era Maradona, ma abbiamo anche raccontato con Roberto Melchiorri quando Maradona viene da Civitavecchia. Cioè, quindi avevate modo di poter accedere quasi in ogni zona? No, ti dico che noi 3 giorni di quel periodo siamo stati in Costa Brava, sempre per questa organizzazione in modo di far conoscere la cultura, in quel caso spagnola, catalana. E abbiamo scelto di stare 3 giorni in Costa Brava, dove c'erano le gare del canottaggio. Abbiamo alloggiato lì per 2 giorni insieme ai canottieri, tra cui abbiamo pranzato una volta in mensa con i fratelli a Bagnale. Certo, perché era quel periodo, perché loro hanno fatto il colpo a Seul 88, la storica telecronaca di Giampiero Galeazzi, quindi era quello il periodo. Sì, e abbiamo visto le gare del canottaggio il sabato, però sbagliando, pensando che ci fossero gli Abbagnale in finale quel giorno, invece era il giorno successivo, la domenica, ma siamo entrati nella tribuna tutti di corsa e ci siamo posizionati sotto a Galeazzi. Abbiamo visto le gare sotto Galeazzi e le telecronache di Giampiero Nazionale. Ma un impianto invece che era stratosferico, che Silvio Gatti non ha più visto da quel giorno, per la sua maestosità, per la sua bellezza. Beh, lo Stadio Olimpico di Barcellona è stato particolarmente bello da vedere. Io l'ho vissuto con che le gare. Che poi Montjuïc. Sì. Montjuïc, dove la zona qualche anno fa il Barcellona ha giocato le partite in casa, sì. A Campanò era la ristrutturazione, mi è andato sul campo dell'Espagnol, che sì, è sì, sì, quella zona. Esattamente quello è stato veramente bello. E, io l'ho vissuto per vedere le gare di atletica, nello specifico avevamo scelto di vedere Antibo, la gara dei 10.000 di Antibo. E in quell'occasione noi avevamo i biglietti in tribuna, ma ci siamo spostati in curva perché c'era i fan, i tifosi italiani, ci siamo messi tutti insieme e mi ricordo che a fine gara vicino a noi c'era la marciatrice Sidoti, Anna Maria Sidoti, che purtroppo poi è venuta a mancare, un problema, insomma una grave malattia, però l'avevamo vista insieme a lei, insomma veramente in prima linea, diciamo. E che ricordi invece ha dell'atletica leggera, quello che fece l'Italia a quelle Olimpiadi, anche al mondo internazionale dell'atletica leggera, visto che insomma poi è quello sì, che fai in giorno. Questo momento sì, in generale i risultati in quell'Olimpiadi non furono esaltanti per l'Italia, ci furono 6 medaglie d'oro se non sbaglio, vinse 6 medaglie d'oro, quindi un bottino un po' risicato rispetto alle ultime edizioni. Ricordo Antibo in particolare perché era uno dei favoriti, però pure lui soffriva di un male in quel periodo di assenza totale, durante le gare lui si assentava, perdeva il ritmo di solito teneva e se non sbaglio è successo pure in quell'edizione, nella gara olimpica. Gli italiani non ricordo granché, ricordo che in quei giorni vedemmo pure la finale del salto in lungo tra Powell e Carl Lewis, che Carl Lewis si prese la rivincita dal mondiale dell'anno precedente in cui Powell fece il record del mondo. C'erano americani a seguire quelle Olimpiadi in tribuna? Sì, 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 no, era c'erano era un seguito da sì, tutti i vari continenti. Sì, sì, sì. La bellezza di quell'edizione è stata che nel collegio dove noi alloggiavamo ogni sera c'era comunque una festa organizzata sia dal paese, in quel caso dalla Spagna, dai catalani, sì. Ma poi veniva chiesto a quasi tutte le delegazioni di organizzare una serata a tema e c'è, insomma era una vera integrazione, inclusione di tutte le culture mondiali, una cosa bellissima. E invece qualche personaggio famoso ho avuto modo di incontrare, di magari stringere qualche... Allora sì, c'è un elenco abbastanza lungo. Il primo, come arriviamo a, siamo arrivati al... Però nel frattempo vedo anche un album fotografico, se hai qualcosa anche lì possiamo aprirlo per cercare di far vedere qualcosa. Ma, chiedo sì. Scusa. Ecco qua, prego, facciamo anche trasferta. Qualche foto facciamo veramente tuffo agli anni 90 adesso con certe cose che mai non vedrete sì. Più da tanto tempo inguardabili, già però, cominciate da queste cose qui che sono tanti anni che forse non vedete. Io cerco qualcosa intanto, anche ecco, per esempio questa è una foto, facciamo vedere prima questa, non si vede niente perché è una foto una bellezza anche questa, non vedere niente perché siamo abituati che fa 100 foto
puoi vedere anche i peli del naso. Però in questa foto c'è Magic Johnson, il cestista americano del Dream Team, che è qui più o meno, adesso è complicato. Dovremmo poi scoprire un metodo per individuarlo bene, però era l'edizione in cui per la prima volta ci furono i professionisti in rappresentanza del basket americano. Era l'anno del Dream Team. Del famoso Dream Team, che con personaggi veramente irraggiungibili, Michael Johnson. Non chiedo scusa, Michael Johnson, Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, Charles Barkley, Mullin, Malone, insomma, personaggi. Io non lo apro, intanto riguardo qualcosa. Guarda, qui c'è. Lì abbiamo un'altra bellissima foto. Qualcuno magari lo conoscerà perché allena attualmente il Sette Bello, Sandro Campagna. Questa foto scattata da Ciro Gatti dopo aver vinto l'oro proprio a quelle Olimpiadi, in tribuna quel giorno Spagna-Italia, finalissima, tutta la famiglia reale spagnola c'era, uscì con il groppo in gola perché la Spagna perse quella finale contro l'Italia dopo quattro supplementari. Proviniamo la festa ai spagnoli, sì. No, è stato durante il ritorno, il volo di ritorno in Italia, c'era la nazionale di pallanuoto. Questa è una foto con Meppertini che giocava a scopone scientifico con l'Italia 82, più o meno la stessa cosa. E mi feci fare pure l'autografo da Caldarella, purtroppo pure lui scomparso. Dimenticato Paolo Caldarella, qui intitolata la piscina di Siracusa, che era la città di Paolo Caldarella e anche di Santo Campagna. Ho visto un'altra foto bellissima, adesso me la vado a cercare. Qui c'è una foto del tennis. Questo è Emilio Sanchez. Emilio Sanchez, è vero. Hai conosciuto anche qualche tennista, se non sbaglio, proprio Camporese, per Camporese. La precisione. Poi grazie sempre a questo pass riuscivamo a intrufolarci da tutte le parti. Abbiamo trovato Camporese che ne, diciamo, non voglio rovinarle queste no, foto. Figurati, perché... Questa è la foto che giocava il Dream Team? Eh? Sì, questa è una vista da tribuna, una delle immagini della schiacciata. Se non sbaglio era Charles Barkley, perché a me piaceva tanto, facevo il tifo per lui. Cercato di immortalarlo, ma non si vede tantissimo. Questa poi, foto invece. Questa è la ragazza del nuoto sincronizzato, però è un mio amico, un ragazzo italiano che stava con noi. Tra l'altro si è rotto il braccio il secondo giorno che siamo arrivati, quindi si è fatto tutta la tutta le Olimpiadi con il braccio giusto. Qui c'è una foto a torso nudo, tu ti vergogni, non la facciamo vedere. Questo diventa lo stadio olimpico di Barcellona. Qui è una foto antica che ho provato a prenderlo, ma niente, non ce l'avete fatta. Qui ancora. Qui è appena finita la partita, mi sa, Sì, questo è sempre del Dream Team. Poi c'è un'altra foto che magari esteticamente non sarà molto bella, però per ricordare le foto di una volta, le foto non avevi tante possibilità. Il rullino, quante foto avevi nel rullino? Oddio, non ricordo. 20. 24, 36, 24, 24, 24. Questo è ancora lo stadio del basket. È qui, la foto Antiboda. La foto d'Antibo, i 10.000 metri, sempre a Barcellona ovviamente, con l'immagine, roba a pochi passi. Perché erano proprio lì, sotto i riflettori. Tennis femminile? Questo no, Ivanisevic. Pensavo fosse la connella invece. E Ivanisevic, cioè, giocava, c'era Pizzampras, c'era Ivanisevic, c'era Chang. Sì, Jim Curry. C'era, Becker, non so se sei tirato Boris Becker. Allora sì, non quello mi sembra che c'è. Prima di 90, questa è questa foto mia, non c'entra niente. No, questa non c'entra niente. Questa è questo mi sa che al DLF. C'è una foto del DLF. Lo faccio vedere comunque, se ci siamo. Una foto del DLF dell'epoca, quando era contento Silvertino Bramucci. All'improvviso appare in questa puntata di Passport che non c'entra niente con il DLF. Poi c'è un'altra foto che è sempre di Barcellona. Vabbè, queste compagnia delle ragazze, poi alla fine era un modo per conoscere le culture, ma anche le persone che frequentavano quei posti. Insomma. Facciamo contenti tutti quanti. Ci sono altre foto addirittura. No, vabbè, queste. Siamo andati su altri album adesso. Però no, sempre quelle relative alle Olimpiadi. Guarda, questa è una foto stropicciata, il collegio dove alloggiavamo. In mezzo c'era veramente tutto, dalla farmacia al cinema, la piscina, il campo da calcio. L'aneddoto del campo da calcio posso raccontarlo. Certo, un pomeriggio giocavamo, abbiamo iniziato a giocare pochi ragazzi,
sta partita a calcio, il calcio è il campo grande, il campo da 11, nel giro di qualche minuto si era riempito di tutti, tutte le nazioni, ragazzi americani, ragazzi ungheresi, ragazzi spagnoli, noi, insomma è stato un mega partitone, forse eravamo poi alla fine 24 contro 24, insomma una cosa eccezionale. Poi alla fine è dimostrazione come lo sport veramente unisce e permette di conoscerti, sperando anche l'occasione di queste Olimpiadi far fare allo sport quello che magari la politica speriamo non riesce. Speriamo che il ragazzo possa avere questa possibilità di andare a Parigi, che queste Olimpiadi di Parigi servano anche per distendere la situazione internazionale che è sempre più dura. Certo, certo. Insomma. Vede sempre più contrasti. Occidente, Oriente, Israele, Palestina, insomma, quello abbiamo visto anche nei giorni scorsi, è stato anche edificante. Abbiamo anche altra foto oppure lì? No, basta, questo è tutto, un po' di... Tutto, abbiamo visto tutto. Diciamo, guarda, il libro con le attività del programma di tutta... Sì, di Olimpia, di tutto il calendario. Quello legato all'internazionale. Ho visto dalle foto che c'era... Le varie lingue, inglese, già all'epoca il Canelo si sentiva, sì, rispetto a oggi che magari c'era stata la vicenda della possibile indipendenza della Catalogna. C'è proprio scritto sulla carta, sull'organizzazione del campo, che c'era la lingua inglese, francese, la spagnola e il catalano, quattro lingue. Non so se sai, no? Quando c'è qualsiasi tipo di presentazione cerimoniale delle manifestazioni olimpiche, di premiazioni e cose, si annunciano le cose sempre con le lingue o del paese, poi l'inglese e il francese. Certo, certo. E in quell'anno si usavano quattro lingue, lo spagnolo, il catalano, l'inglese e il francese, quindi insomma pure un cerimoniale abbastanza lungo. Sì, sì, abbiamo fatto per un racconto speciale, abbiamo visto tante cose, grazie quindi Ciro Gatti per aver partecipato a Passport. Grazie a voi, grazie mille per questo viaggio nel tempo. Grazie, grazie. E ci vediamo al prossimo appuntamento con Basport, perché lunedì prossimo è l'ultima puntata, quindi finirà con l'inizio di maggio proprio Basport e ci vedremo quindi lunedì prossimo.